Spiagge libere che invece dividono tra le mille perplessità dei balneatori abruzzesi alle prese con i lavori di manutenzione delle strutture per una stagione che avrà inizio il prossimo 1° giugno. Secondo le intenzioni dell'assessore regionale al turismo Mauro Febbo, sarà una app a salvare l'estate dei corregionali. La Regione Abruzzo infatti ha predisposto un piano che consentirà ai cittadini di frequentare le spiagge nel rispetto del distanziamento sociale, come impongono le norme anti-Covid-19. Per andare al mare anche in spiaggia libera ci si dovrà quindi prenotare. I cittadini potranno farlo attraverso una piattaforma digitale gestita dalla regione e in collaborazione con i titolari degli stabilimenti. Tutte le spiagge libere verranno attrezzate con ombrelloni, lettini e sdraio e per accedervi sarà necessario prenotarsi in anticipo in modo da avere già assegnato il proprio spazio. Il costo a prezzo calmierato sarà a carico della regione, che lo avrà preventivamente concordato con i balneari. Eppure sono chilometri le spiagge libere della costa d'Abruzzo e i balneatori nicchiano. A che titolo poi andare a dire al soggetto che è lì a prendere sole, di scusi, è troppo vicino, si allontani? Non abbiamo noi questo potere di fare una cosa del genere, credo. Sia anche una cosa, credo, anche forse illegale. A parte il fatto che poi comunque Fossa Cesia ha diverse spiagge libere e molti sono anche lontani dai gestori che hanno un'area in congestione, quindi quell'area lontana, nascosta, chi lo va a gestire? Quindi per me una cosa non fattibile. Si sentono molte proposte sulla gestione delle spiagge libere per controllare soprattutto gli accessi da parte del pubblico, però sinceramente noi per questa stagione già dovremmo pensare a controllare gli accessi alle nostre strutture, quindi pensare di poter controllare anche le spiagge libere la vedo molto difficile. Adesso è ancora tutto in alto mare, non abbiamo direttive, linee guida, protocolli da seguire, quindi non, sinceramente io ho i clienti che mi vogliono riconfermare l'ombrellone, però ecco, li tengo in stand-by perché non so quanti ombrelloni posso mettere, a che distanza, quindi è tutto un po' una. Noi avevamo già gli ombrelloni abbastanza distanziati, però se ti impongono delle misure, poi bisogna rispettarle. Sarebbe una cosa anche gestibile e molto utile all'intera comunità. Per i lidi sarebbe un impegno in più, però almeno ci sarebbe la sicurezza di poter iniziare la stagione ed andare avanti. Quindi penso che sia una cosa abbastanza fattibile. In merito alle spiagge libere, diciamo, non ci sono obblighi. Nel mio caso, nel caso della Sirenella di Fossa Cesia, noi offriamo un servizio salvataggio che giustamente oltre che a salvaguardare il nostro spazio di spiaggia dà anche un'occhiata a quella libera, quindi monitoro anche la spiaggia libera adiacente la nostra concessione. Può essere considerata una soluzione positiva se si tratta di piccole spiagge, però dalle parti nostre ci sono 3 o 4 chilometri di spiagge, è difficile da gestire 3-4 chilometri di spiagge, soprattutto chi lo farà? I gestori potranno gestire soltanto i pezzi attigui, non chilometri e chilometri di spiaggia. Purtroppo viviamo in un'incertezza disarmante. E con un governo che è completamente assente e che ci ha lasciato soli.